Ma come la chiamiamo? Ragazzi, guardate che bella! Mamma mia! Prendiamo 4 zucchine grandi e andiamo a tagliarle. Cosa ci preparerai oggi, Diana? Qualcosa che non ho mai fatto prima. Come le tagliamo le zucchine, Diana? Allora, prima le tagliamo a metà, in questo modo, e poi possiamo usare una mandolina o un pelapatate o anche un coltello per ricavare delle strisce. Io utilizzo questo coltello perché mi trovo benissimo e vado a tagliare delle strisce spesse circa mezzo centimetro. Ecco, un po' come questa. Non deve essere super super precisa, ma così è perfetto. Ok, non tagliarti, Diana. No, tranquillo, tranquillo. Ho fatto abbastanza pratica. Ecco qui pronte le nostre strisce di zucchine. Dobbiamo ottenerne 30 in totale. Adesso ci spostiamo di qui. Mazza, quanto è caldo, Diana. Occhio. Allora, utilizzo questo attrezzo per ammorbidire leggermente le mie zucchine. Potete farlo anche in padella se volete, oppure utilizzare un attrezzo simile a questo. Bastano veramente pochi secondi, giusto per renderle un po' più morbide, come vedete. Queste sono fatte, adesso l'ultimo giro. L'ultimo giro, via. Ora metto da parte le mie fette di zucchine e vado a preparare il ripieno. Ragazzi, a quanti di voi piace la rucola? Anche perché qui ne ho tantissima, io la adoro assolutamente e quindi adesso vado a metterla in un frullatore come questo, con le lame a S, e vado a metterne circa 120 grammi. Io la rucola la mangerei ovunque, Diana. Anche proprio così, ah. Poi vado a mettere anche del prezzemolo, qui ho circa 50 grammi, lo metto magari in due volte, perché se no non ci sta tutto nel frullatore. Ora vado a mettere del sale, che non può mancare, diciamo, fa anche rima. E poi metto anche dell'olio d'oliva, un filo d'olio così, anche per aiutare, anche più di un filo ho messo. Per aiutare anche un po' la rucola e il prezzemolo a frullare. Comincio a frullare il tutto. Vado a mettere anche il resto del prezzemolo. Poi se volete potete metterlo tutto in una volta. Noi abbiamo il frullatore un po' più piccolo, sì, quindi non ci stava tutto. Bravo, se è un po' più capiente mettetelo tutto in una volta. E poi infine metto anche degli spinaci. Qui ho degli spinaci freschi, anche qui circa 50 grammi. Frullo di nuovo. Ora aggiungo anche una cipolla piccola di Tropea che io ho tagliato prima a pezzetti. Frullo. Ora spostiamo questo bel composto in un piatto. Mamma mia, che profumo, ragazzi. È vero, te lo stavo per dire. Ora nello stesso frullatore andiamo a mettere del basilico fresco. Qui ho sempre circa 50 grammi. Quindi non dovete neanche lavarlo il frullatore, ragazzi. Tanto... No, è la stessa ricetta, quindi. E poi metto anche 600 grammi di pomodorini. Prevedo cose buone, Diana, prevedo cose buone. Senti che profumo. Cioè... Sì, sì, basilico ha un profumo incredibile. Wow. Per dare un po' di spessore a questa salsa che andremo a fare, metto anche una manciata di spinaci. Sono circa 30 grammi. Adesso chiudiamo il frullatore e frulliamo tutto. Ok, controlliamo un attimo. Wow. Quanti bei colori, Diana. Ancora più profumata, meraviglia. Allora, adesso andiamo subito a condire con del sale, perché non c'è nulla ancora nella nostra salsa. Aggiungiamo due bei pizzichi di sale. Anche qui mettiamo un po' di olio d'oliva, un cucchiaio circa. E mettiamo anche un pizzico di aglio in polvere. Frullo di nuovo. Assaggiamo, che dici? Dai, assaggia un attimo per vedere com'è. Oh mio Dio. Wow, vuoi assaggiare anche tu? Dai. Certo. Per una volta. Dimmi un po'. Wow, mamma mia ragazzi. Incredibile. Ora vado a mettere questa meraviglia in un'altra ciotola. Ora in questo frullatore che è un po' più potente vado a tagliare a cubetti due zucchine medie. Voi potete anche usare lo stesso frullatore, non è un problema. Ora aggiungo 70 grammi di pinoli. Mi piacciono i pinoli, ragazzi, fateci sapere qui sotto. Aggiungo due pizzichi di sale e un po' di aglio in polvere. Io lo uso perché mi piace, ma se a voi non piace, non importa, omettetelo. Un goccino d'olio. Non può mancare. E ora frullo il tutto. Guardate che bella salsa. Guardate che consistenza. Sembra fatto con formaggio. Ragazzi, qui abbiamo tutto pronto. Non ci resta che assemblare questa meraviglia. Quindi prendiamo la nostra salsa. Tra l'altro io non l'ho neanche assaggiata. Assaggiala. Rimediamo subito. Mamma mia.
sembra formaggio. Quindi aggiungo un bel cucchiaio nella pirofila, distribuisco bene. E ora mettiamo il primo strato di zucchine. Mamma mia ragazzi, che buona che deve essere sta ricetta, non vedo l'ora. Quindi in totale metterai 10 zucchine per strato, giusto? 10 strisce, bravo, sì, non 10 zucchine. Vabbè. 10 strisce, sì. E ora continuiamo con il condimento che abbiamo preparato prima, di prezzemolo, spinaci, eccetera. Ora andiamo avanti con il nostro mix di pomodorini, basilico. Quanti bei colori in questa ricetta! Questa è proprio una ricetta estiva. Ora andiamo avanti con un altro strato di zucchine. Un altro strato del nostro condimento alle erbette. La nostra salsa formaggiosa. Andiamo con l'ultimo strato di zucchine. Non dimentichiamo dei nostri pomodorini e basilico. E infine la salsa. Per la decorazione finale andiamo a mettere dei pomodorini. Bellissima, Diana. Chissà che buona. Complimenti per l'idea. Che fame, ragazzi. Eh già. E se proprio vogliamo finirla in bellezza, mettiamo della granella di nocciole tostate. Ma come la chiamiamo? Aspetta, come la chiamiamo? In effetti, come la chiamiamo? Ragazzi, aiutateci voi, aiutateci nei commenti, scriveteci il nome che dareste a questa splendida ricetta. Ce l'ho. Vai, ce l'hai? Lasagna fredda di zucchine. Bell'idea. Che cosa ho detto? Vai, aiutateci anche voi, ragazzi. Scriveteci qui sotto. Ragazzi, guardate che bella. È una ripresa, è proprio di dovere. Adesso andiamo a tagliarla e assaggiarla. Ma prima, ragazzi, se vi piacciono le nostre ricette, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video. Per noi è importantissimo e condividetelo soprattutto. In questo mondo ci date veramente una mano enorme. E quindi grazie anticipatamente a tutti voi. E seguiteci anche su Instagram, mi raccomando. Ci chiamiamo Diana e Alessio. Anche lì siamo attivi, quindi vi aspettiamo. Ma ragazzi, siete pronti? Delicatamente la tagliamo. Ragazzi, ma che cosa non è questa, ragazzi? Mamma mia. Diana, ti tocca assaggiarla. Mi sacrifico, mi spiace. Mamma mia. Questa è una delle cose più buone che abbia mai mangiato.